S'abbuccano luci quattro notte, tutto l'autostrada da cisterna. In mano un coppo sterzo, fredda e virna. Innallare e dinnallare, ma ti pierdo. Posso stare senza asfalto e senza tempo. Ti sento solo, ma non manca lume, ti fa compagnia. E pensa ai figli miei sotto il lenzuolo. O papà ne ha ora, sta luto. I sordi vennero un orto. Arapa pompa, 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 che mentre mi ha avuto stomaco. A terra aiuto, aiuto, a terra aiuto, aiuto, aiuto. Veleno, veleno. Vengo qui ad Acerra, e però mi sento a casa. Mi sento a casa perché io abito a Roma, abito vicino alla discarica più grande d'Europa, che è Malagrotta, con il suo inceneritore, perché lo chiamano termovalorizzatore ma noi lo chiamiamo inceneritore. Nulla si crea, nulla si distrugge, quindi questo è un monumento insieme alle discariche, insieme ai rifiuti che noi vediamo per strada, è un monumento all'ipocrisia dell'essere umano di sentirsi superiore a tutto, l'illusione di annullare della materia e trasformarla in energia. Questo lo paghiamo a caro prezzo, e quindi fare un giro in tutti questi siti della Campania, che comunque è il simbolo dello sfruttamento negativo dei rifiuti di tutta Italia e di tutta Europa, perché io penso che questa situazione faccia comodo un po' a tutti. Quindi mi ha fatto piacere venire qui a prendere come testimonianza di questo monumento all'inciviltà umana. E spero di riuscire a fare qualcosa, noi del movimento riusciamo a fare qualcosa per porre un freno a questo scempio, che è anche un po' un problema anche culturale, perché siamo un po' tutti responsabili. Ecco, io quando sono entrato qui, come sono entrato in tutti i siti, mi sono sentito anche responsabile, perché il nostro stile di vita non è compatibile con queste, vedendo queste cose si dimostra come il nostro stile di vita non è compatibile e come questo peso ne pagheremo le conseguenze nelle generazioni future. Delle ecomafie. Raccontaci le tue impressioni, Alessandro. È la cosa per me più, da un lato tragica chiaramente vedere questi territori, però è la cosa più bella che possiamo fare, cioè uscire dal Parlamento, perché il Parlamento così come è strutturato è un'istituzione inutile perché non ti permettono di lavorare, quindi usciamo dal Parlamento, andiamo sui territori e raccogliamo l'attenzione mediatica e utilizziamo il nostro ruolo per far vedere, per far percepire ai giornalisti quello che è la Campania, una terra meravigliosa, una terra forse tra le più fertili del mondo, dove davvero tiravi un seme e cresceva un albero, e ridotta ad essere una discarica totale, la terra appunto dei fuochi, per colpa della partitocrazia e della connivenza tra potere politico, potere criminale e potere industriale. Tu volontariato con i ragazzi in Latino America. Un ricordo che ci vuoi portare, perché da te, dai tuoi occhi, questo esce fuori quel ragazzo che era lì e che ora è al Parlamento e c'ha tanta rabbia, tanta voglia di proteggere quello che ha visto con i suoi occhi. Sì, è vero, grazie per questa domanda. Io sì, ho visto mezzo mondo, ho soprattutto conosciuto le realtà latinoamericane e i movimenti bolivariani, cioè i cittadini che si organizzano in maniera differente magari dal 5 Stelle, ma si organizzano per riprendersi i diritti violati dall'imperialismo nordamericano, dall'imperialismo economico, dalla globalizzazione. E quello che le battaglie che facevo in Latino America con gli indios, con i contadini, le faccio adesso in Parlamento, anche se è più faticoso, perché stare in Parlamento, viviamo proprio in una vasca di squali, vediamo la mafia ogni giorno negli occhi e paradossalmente è molto più difficile stare in quel palazzo che ti porta a staccarti dalla realtà che lavorare nella giungla con gli indios e lottare con loro. Però grazie anche a attività del genere, a voi attivisti, a stare presenti sul territorio, uno non si dimentica le origini. Io sono un cittadino delle istituzioni per un tempo limitato nella mia vita, poi tornerò a fare il reporter in Latino America e sotto a chi tocca.